Avete voglia di fare un bagno? Nella vostra vita individuate altre strade. Siamo in territorio occupato. Nella congiuntura che chiamiamo 68 ci aspettavamo che la coscienza sociale fosse destinata a presiedere il cambiamento tecnico, così da dirigerlo verso l'interesse comune. I muscoli tesi sulla pietra, che sembra gonfiarli, in arabeschi inestricabili, seguendo le crepe e le onde, insieme sono soltanto la cornice di una forza. Intrattenibile, che sembra far esplodere il soffitto, invita a sdraiarci su un avanzo dell'antico. I rossi intensi sfumano dei rosa e dei gialli. La possibilità di dire che le cose vanno male, fare un bagno ma il mare si ritira, quando non si muove niente, è la pornografia. In realtà è accaduto il contrario dopo gli anni 68 e in particolare in seguito all'accelerazione digitale dell'infosfera che avviene in contemporanea con la svolta neoliberale. La sfera della conoscenza oggettivata si è enormemente ampliata, mentre il tempo disponibile per l'elaborazione cosciente si è inversamente ristretto. Dietro la comunicazione ci sono dei criminali. Nella vostra vita individuate altre strade. Si può iniziare con quello che si ha a disposizione. I ventri grassi, i muscoli tesi sulla pietra, che sembra la lampada illumina uno spazio non grande, la paura dei cacciatori, tutto ciò che abbiamo letto è banale. Lasciamo scoperto l'avorio della roccia per liberare. La scoperta era fatta, la lampadina illumina, la vista ci stendiamo tutti, uno accanto all'altro, sovrastati. Questa doppia dinamica ha provocato la rimodellazione della coscienza sociale, la riduzione relativa del tempo disponibile ha provocato per ragioni sistemiche. Di fronte a voi esiste già, avete voglia di fare un bagno? Basta solo trovare il posto giusto. Fare un bagno, ma il mare si ritira, si ritira, si ritira, e voi dovete sentirlo, sentirlo nell'intimo di voi stessi. Un crollo dell'elaborazione cosciente, dell'informazione, e una riduzione delle possibilità di singolarizzazione della conoscenza. La voce della guida invita a sdraiarci, l'avorio della roccia per liberare le zampe. Le figure degli animali furono realizzate sfruttando leggermente inclinata, che si appoggia su pareti bianche, le protuberanze della roccia che nessuno ha ancora svelato, le zampe, i ventri grassi, i muscoli tesi sulla pietra. Il ritmo dell'innovazione tecnica si è intensificato e la coscienza sociale si è simmetricamente ridotta. Allora, amici, bisognerà camminare. Basta solo trovare il posto giusto. Di fronte a voi esiste già. Questi erano alcuni brani tratti da L'esplosione di Nanni Balestrini, ultimo libro uscito edito da Il Verri nel 2019, che segna anche l'anno della sua scomparsa. Chi è Nanni Balestrini, per chi non lo conoscesse ancora? Era nato a Roma nel 1935, è stato uno scrittore, un poeta, un artista e un saggista italiano. Fece parte integrante della Neoavanguardia e di quel gruppo di scrittori sperimentali riuniti in seno all'antologia I Novissimi, precursori poi del gruppo 63. La sua vasta produzione comprende fra l'altro poesie sperimentali, romanzi politicamente impegnati riguardanti le lotte degli anni 60 e gli anni di piombo. È importante anche il suo contributo alla poesia totale nel campo dell'arte visiva. È morto a Roma, come vi dicevo, dopo una breve malattia, nel maggio del 2019, a 83 anni. Nanni Balestrini è stato una figura fondamentale per varie generazioni, sempre pronto alla sperimentazione e generoso con tutti gli artisti. In occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, la rivista online Machina, di Derive a Prodi, pubblica un libro a lui dedicato in formato PDF, liberamente scaricabile sul sito di Derive e a Prodi. Personalmente ho avuto la possibilità di mettere in scena Blackout in un happening al Teatro Lita nel 2016 e nel 2018 La Grande Rivolta, che comprendeva due suoi titoli molto importanti, Vogliamo Tutto e Gli Invisibili, sempre al Teatro Lita e sempre con Nanni Balestrini. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.